Settimana di intensi controlli in vista della Pasqua per la Questura, Polizia Stradale e Polferri Minesi, con la collaborazione dell'unità cinofila, l'apporto di elicotteri e 30 pattuglie stradali. 323 le persone fermate, di cui 198 stranieri, 7 arresti e 22 denunce. Non da meno l'attività della Polizia Stradale, con 113 veicoli fermati, 198 controlli all'etilometro e 961 infrazioni accertate, di cui 468 per velocità. 2 le denunce per guida in stato d'ebbrezza e altrettante per uso di sostanze stupefacenti. Abbiamo intensificato i controlli sia in ambito autostradale che soprattutto sulle strade statali, anche a seguito degli ultimi eventi tragici. Il dato sconcertante è che abbiamo accertato 468 violazioni solo per i limiti di velocità, quindi la velocità rimane sempre la prima causa di incidente stradale. Ingenti anche i controlli lungo le strutture abbandonate nei parchi riminesi, soprattutto in vista dell'imminente weekend pasquale, attività che continuerà anche nei prossimi giorni. Una settimana di densa attività preventiva, e infatti per questo ringrazio il capo della polizia, perché ha attenzionato la questura di Rimini in un modo assolutamente soddisfacente. Sono stati inviati elicotteri, abbiamo usufruito delle unità cinofile, i nuclei prevenzione crimine che hanno consentito di fare un'attività di prevenzione sia sul litorale che sulle vie di comunicazione, nei parchi, che spero sia sicuramente un'attività di quelle che ci fanno ben sperare per il periodo pasquale.